Lei si chiama Rosa Bono ed è la madre di Alex, un ragazzo deceduto il 4 settembre del 2018 a causa di un tumore raro. A causa dell'emergenza coronavirus, purtroppo, i cimiteri restano chiusi per evitare assembramenti. L'appello di Rosa a fanpage.it è forte e chiaro e spera che il suo grido di aiuto, quello di poter aprire i cimiteri con modalità regolamentata, arrivi al presidente Giuseppe Conte e al presidente della regione Campania De Luca. Vi chiedo di accogliere con i dovuti regolamenti, ha detto Rosa a fanpage.it, questa richiesta che non è soltanto mia ma dei tanti genitori, purtroppo, di figli ormai invisibili, quei genitori amputati che chiedono di poter mantenere quel legame sottile con i nostri figli che fisicamente possiamo esplicare soltanto andando davanti alla loro tomba, con il cuore in mano e a pezzi, che gronda sangue da quel maledetto giorno. Ci siamo chiesti, dice Rosa, ma perché i cimiteri sono stati chiusi? È davvero possibile che i cimiteri siano paragonati ad un parco pubblico? Punto visto un assembramento ad un cimitero, continua Rosa, solamente nelle ricorrenze dei morti. Non andiamo lì a fare jogging o a fare sport, in realtà questo è un luogo dove ci si raccoglie in meditazione, in pensieri, in preghiera e dove riusciamo a mantenere quel filo invisibile che ci unisce ancora ai nostri figli. Lì ci sono delle persone che vogliono andare e che devono andare perché hanno una necessità.